Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Un paio di giorni fa sono andato al cinema a vedere lo splendido film di Joker, ragazzi, che anzi invito tutti ad andare a vederlo, soprattutto chi di voi ha una malattia mentale per il cinema, quello che insomma è complesso, quello che è gestito con una trama estremamente complicata, dove riuscite a trovare, diciamo, tutti gli ingranaggi, tutti i meccanismi. Beh, per questo film diciamo, avrete tanto su cui ragionare per i prossimi circa 12 anni più o meno, insomma. Ma scherzi a parte, cosa succede? Poi torniamo a casa, tutto quello bello, insomma, tutto il film, tutto quanto. La mattina mi alzo e vedo una conformazione. Allora, sapete quando vi capita che magari siete un po' fissati, no? Il famoso bias cognitivo, uno dei vari bias cognitivi che abbiamo, che siamo fissati magari su una cosa e a un certo punto iniziamo a vedere dovunque quella cosa lì. Allora, che cosa ho fatto? Ho aperto i miei grafici la mattina. Ovviamente, cosa trovo davanti? Mi trovo il grafico di Bitcoin, lo guardo un po' su time frame un po' più bassi per vedere se c'erano operazioni di trading che si potevano fare in quel determinato momento, magari veloci, qualche intraday, ragazzi, mi trovo il famoso Batman pattern. Sì, Batman pattern, ragazzi. E dico, oddio mio, e incominciamo a vedere, insomma, la figura della testa di Batman e dico, ma quasi quasi Bitcoin mi sembra che lo stia disegnando, mi sembra che lo stia disegnando. Ne parliamo con gli amici dell'Academy, insomma, pubblicano anche qualche grafico e guardate un po', questa notte di nuovo punto e a capo, manipolazione classica sul mercato delle criptovalute, manipolazione classica su Bitcoin. E quello che succede è che il mercato sta andando a disegnare il Batman pattern. Allora mi è venuto in mente, facciamo un bel video sul Batman pattern, andiamolo a vedere, ce l'ho dietro le mie spalle, insomma, ragazzi, lo sta facendo proprio in questo istante. Adesso lo andiamo a vedere e vediamo un po' tecnicamente anche come bisognerebbe tradare questo pattern che si va a verificare, che è estremamente comune, ragazzi, nel mercato delle criptovalute, soprattutto su Bitcoin, quando Bitcoin non è in trend, è in fase di congestione, come in questo momento, in una fase laterale ampia, ragazzi, dura da mesi, stressante, ci sta portando finiti, ma allo stesso tempo è una fase ribassista laterale, quindi non è neanche un laterale puro, perché dopo la rottura dei 9.000 dollari come supporto è iniziata questa fase ribassista laterale. Oggi ci spara il Batman pattern, si sperava ovviamente in una ripresa questi giorni, ancora non siamo andati a fare nuovi minimi, ma questo ne parliamo lunedì, dal punto di vista ciclico ne riparliamo lunedì. Andiamo oggi a vedere il Batman pattern e vediamo anche come si può tradare e dove stiamo andando in questo momento, da un punto di vista di trading intraday. Quindi oggi facciamo strategia, ragazzi. E sono tornato perché non potevo esimermi dal mettermi questa maglia, la mia famosissima maglia di Batman, ragazzi. Solo con questa posso spiegarvi il Batman pattern. Va bene, allora passiamo qui, andiamo subito sul grafico. Grafico time frame 1 ora di Bitcoin contro dollaro di Bitfinex. Ragazzi, metto gli occhiali così facciamo tutto più veloce. Allora, questo è quello che sta succedendo intanto in queste giornate. Vedete il minimo del 30, questo è un doppio minimo, a mio avviso, anzi è stato fatto più di un minimo, vedete, in questa fascia di resistenza. A un certo punto il mercato cosa ha iniziato a fare? Ha iniziato a fare questa particolare configurazione, vedete? Questa particolare configurazione sembrava avesse voglia di continuare a salire, invece oggi sta disegnando effettivamente il famoso Batman pattern. Ecco qui, ragazzi, guardate un po' quello che fa. Questo è il Batman pattern, si sta verificando, vedete la prima diciamo le corna di Batman, vedete come si sta andando a delineare alla perfezione. Ieri stanotte, a dire la verità, ha fatto l'altra, dopodiché se ne va effettivamente dove? Probabilmente in questa zona. Va bene, ragazzi, a fare l'altra spalla del famoso simbolo di Batman. Ok? Da qui in poi probabilmente la configurazione più corretta dovrebbe essere esattamente questa. Ok? Vi ho disegnato la figura, il Batman pattern, e potete effettivamente notare come è una, diciamo, una configurazione che ci assomiglia proprio alla grande, ragazzi. Anzi, possiamo anche fare, diciamo, la figura quella famosa qui, insomma, però scherzi a parte, ragazzi. Questa è il Batman pattern. Adesso andiamo a vedere se
Se questo pattern si verifica veramente e, e il mercato lo confermerà, andiamo a fare una cosa, andiamo a capire, è possibile tradarlo in qualche modo da un punto di vista di trading intraday? Beh sì ragazzi, intanto il primo livello di trading, ovviamente qui tutto short ragazzi, trading intraday short, se volete fare short non sapete dove, come e quando, uno degli exchange che posso consigliarvi è Bitmex, trovate il link qui sotto nel mio video, lo potete utilizzare tranquillamente. Perché per gli short diciamo è un po' veloce, anche commissioni molto basse. Mi sono ripromesso anche di fare comunque dei tutorial su Bitmex perché è complessa un po' la piattaforma, quindi non è proprio user friendly inizialmente. Allora, dov'è che si può iniziare a tradare il Batman pattern? Intanto qui ragazzi, quindi il break dei 8470, quindi diciamo 8450, quindi da questa candela in poi si va in short. Quindi qui c'è già un primo livello short, più o meno agli stessi livelli di oggi, ragazzi, insomma, un leggero di adesso, diciamo, un leggero pullback riporterebbe, diciamo, sugli stessi livelli. Dopodiché, qual è il discorso? Beh, il discorso è capire se il mercato effettivamente lo prosegue questo Batman pattern oppure no, oppure semplicemente stiamo disegnando un qualcosa che effettivamente poi non avverrà mai nella realtà e quindi, diciamo, è solo una nostra idea. Però, se fa questo, abbiamo una strada indirizzata, quindi il mercato potrebbe tranquillamente ritornare a scendere sotto il livello degli 8000 e poi andare magari a fare un nuovo test del minimo a 7.800, se lo fa poi in quel caso quadruplo massimo, ragazzi, ok, perde aderenza, quindi attenzione, attenzione. Quindi intanto come facciamo a tradare? Allora, se intanto questo pattern si trada short, ragazzi, non si può tradare long il Batman pattern, dopodiché c'è questa fase che dobbiamo prendere in considerazione, che potrebbe essere questa qui, che vi ho diciamo indicato qui, che è una fase di resistenza, quindi una fase di supporto in cui il mercato si dovrebbe bloccare. Dove si dovrebbe bloccare? Beh, sulla seconda spalla, quindi questa parte qua praticamente, ragazzi, sulla seconda spalla qui si dovrebbe bloccare. Dopodiché dovrebbe fare l'ultima gamba ribassista. Allora, intanto il livello di ingresso short avviene qui. Se diciamo non avete magari fatto l'ingresso, ci potrebbe essere un livello di pullback dove sul livello di 8.500, 8.450, 8.500, da lì in poi, se il mercato torna a salire, si va in stop, ragazzi, non c'è, perché il Batman pattern è un'operatività estremamente veloce, quindi dovete farla come trading intraday, non potete pensare di stare dentro un sistema del genere per 10 giorni, assolutamente si parla di poche ore, ragazzi, quindi insomma massimo domani. E poi insomma, quindi questo è il primo livello di ingresso a breakout, poi c'è il pullback sempre intorno a 8.400, dopodiché il mercato deve tentare di fare questa figura, che è questo quadrato qui, che è la seconda spalla, potrebbe farla un po' più in alto, già iniziandola a fare qui, tranquillamente. Ragazzi, ricordatevi che stiamo disegnando, quindi non è che il mercato va a prevedere il futuro così, quindi potrebbe farla tranquillamente qui e poi andare magari così. Assolutamente sì, io vi ho fatto un disegno generale per farvi capire qual è l'idea di questo pattern, cioè con gestione per un po', tentativo di rimbalzo che viene negato dal mercato e poi continuazione con l'ultima gamba ribassista, che è quella che poi porterebbe il profitto. A quel punto si dovrebbe diciamo entrare intanto in questa fase, quindi breakout, quindi la prima corna, diciamo la seconda corna, il secondo corno di Batman, e la congestione ci dà il livello di ingresso short, lo stop viene messo al di sopra di queste medie o se il mercato se ne riva a salire. Dopodiché la tecnica prevede un target, quindi un obiettivo al breakout di questa seconda barra che va a creare. Potrebbe farla qui, ragazzi, quando la fa va a diventare, diciamo, il livello importante da tenere a mente. Quindi quando brecca va giù, farà la seconda parte, che è questa qui. E qui interviene il nostro stop, il nostro take, scusate ragazzi, quindi il take che avviene diciamo su allunghi, quindi potete aspettare magari il raggiungimento di un primo livello di supporto che potrebbe essere gli 8000 e già lì togliere una parte magari proseguirla in trading, ognuno ha le sue strategie, poi per le uscite ragazzi ce ne sono tantissime, quindi per uscire insomma, ovviamente sono molto importanti. Abbiamo anche dei segnali negativi dal MACD che è negativo, quindi sta indicando negatività già da un po', vedete la divergenza
che aveva disegnato su questo grafico abbastanza evidente già quando il mercato era qui, ragazzi, vedete, ancora tentava la fase di risalita, quindi una divergenza che nei mercati che sono in questo caso un po' in congestione, un po' che non sanno che strada prendere, e funziona benissimo. Quindi questo è il Batman pattern ed è quello che il mercato sta facendo, è quello che Bitcoin sta facendo in questo momento. Se volete optare per un trading veloce di questo tipo, vi ho dato un po' di direttive. Perché fa queste figure il mercato? Perché le fa in questo momento soprattutto su Bitcoin? Perché, ragazzi, non sa dove andare. Sono figure di in sostanza riflessione del mercato, ma soprattutto negazione, perché da quando stamattina aveva tentato, stamattina in tardo mattinata, in molto presto, diciamo, ragazzi, scusate, verso le 5 del mattino più o meno, se non ricordo male, aveva tentato di andare alla pullback dei 9.100, non ci arriva perché poi a 8.800 lo cappano e va giù. Insomma, vi faccio vedere la figura, vedete? Lo ricappano e va giù nuovamente, ok? Questo è insomma il motivo di questa figurazione. Comunque un pattern assolutamente carino e fa più paura, a dire la verità, di Joker, insomma. Bene, ragazzi, allora siamo arrivati alla fine di questo video, un video simpatico ma anche molto interessante. Tecnica di trading, strategia, sono pattern di riflessione del mercato. Il mercato non sa dove andare, quindi dovete usare stop loss stretti e take profit stretti, perché questi tipi di movimenti di mercato non hanno vita lunga solitamente. Quindi anche se poi una volta capita, ragazzi, ricordatevi che in ogni caso una sola, diciamo, un solo trade non cambia i livelli di strategia. Queste sono delle strategie che funzionano, diciamo, nell'intraday. Bene, io vi auguro un buon weekend a tutti quanti, noi ci vediamo lunedì, vediamo che cosa succederà sui mercati. Attenzione alla giornata di domani, sabato e domenica, sappiate che sui mercati è tutto molto più difficile. Speriamo che Bitcoin riesca comunque ad avere una sorta di reazione, che questo Batman pattern venga negato. Speriamo arrivi qualcuno, non so, Joker probabilmente. Ciao a tutti!